una settimana di vita. La sua mamma l'ha lasciato ieri pomeriggio all'ospedale Mangiagalli nella moderna ruota degli esposti. Com'era il bimbo? Bello vispo, sì, relativamente tranquillo. Certo è piccolino, 1,7 kg, quindi insomma dovrò stare in ospedale ancora qualcosa, almeno in una prima fase. Nel frattempo il Tribunale dei Minori deciderà che cosa fare. Un bel bimbo, sicuramente europeo, sano e ora anche salvo. Medici e infermieri della Mangiagalli di Milano lo hanno chiamato Mario, un po' per via di Santa Maria Goretti, celebrata ieri nel calendario, un po' perché il nome va di moda in questi tempi, tra Monti e Balotelli. A questo neonato è toccata la sorte di inaugurare la culla per la vita, versione tecnologica della ruota degli esposti, un luogo sicuro, protetto, in cui una mamma disperata può lasciare il suo piccolo, in completo anonimato, sapendo che qualcuno se ne prenderà cura. Si preme un bottone, una saracinesca si alza. È sempre accesa, sempre a una temperatura costante di 37 gradi, accanto abbiamo una incubatrice da trasporto e abbiamo il materiale per il primo soccorso d'emergenza. Pochi secondi dopo un SMS arriva in reparto, c'è un piccolo nella culla, una telecamera conferma la sua presenza. Ieri Mario era tranquillo, non ha mai nemmeno pianto, la mamma gli ha lasciato accanto alcune tutine e un biberon di latte tirato dal suo seno. Quasi certamente in attaccata, la mamma l'ha accudita perché il bambino era accudito e poi poverina avrà deciso le sue ragioni, le conosce lei. E noi restiamo a Milano, un clociare.